3, Fezza, deviazione e palla in porta, il migliore in campo, la sblocca al 69esimo. E allora addio, stavolta buca Gabriel e alimenta le speranze del Vicenza che vuole crederci. 1-1. Ranocchia, 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 trova il gol del 2-1, trova il gol del 2-1, ribaltato il Lecce. Il Vicenza batte il Lecce 2-1. Il Vicenza non è ancora morto e rimanda la festa del Lecce all'ultima giornata. Adesso dobbiamo solamente essere fiduciosi, perché la prestazione è stata una prestazione importante e adesso c'è da recuperare energie e prepararsi per venerdì. Andiamo venerdì, dai, ci siamo, dopo una stagione di equilibrio, di incertezza, di sorprese, di colpi di scena, eccoci arrivati, è l'ultima giornata di stagione regolare della Serie B più pazza che ti ricordi, è la notte dei verdetti, c'è la stanza. Non ci sono più opzioni alternative, tra 90 minuti qualcuno festeggia e qualcun altro si dispera. C'è il clima della grande festa pronta a scatenarsi allo stadio di Viltelmare, sprecato il primo match point, quello di una settimana fa. Vicenza e Lecce ancora pienamente il destino nelle proprie mani e lo ha nelle condizioni ideali, ovvero davanti al proprio pubblico e contro il Pordenone, ultimo in classifica e già retrocesso aritmeticamente. È una città caldissima chiaramente, è tutto pronto anche per la festa, con poche scaramanzie si sta prevedendo il possibile per una nottata che sperano qui a Lecce sarà lunghissima. Il momento è arrivato. Sono trascorsi 6 giorni dalla partita di Vicenza, dal primo match point lasciato sul campo dopo aver attraversato 1000 episodi emotivi. Adesso ci si tuffa nella realtà e la realtà è questa qui, uno stadio pieno, stracolmo, quasi 27.000 persone. Tutto nelle mani del Lecce in una serata attesa 2 anni. Se i giallorossi vincono è Serie A. Gioca con lui Gargiulo, il cross di Mariano per il colpo di testa proprio di Meyer, uno dei 3 retrocessi, scioglie la paura via del mare. E il conteggio è già partito, -1 con le magliette della festa già indossate. Conquistata, è Serie A Lecce.
questa per me è un'emozione molto più forte rispetto a quella dell'anno scorso, non solo perché sono arrivato primo, ma perché l'ho conquistata nella città dove sono cresciuto, nella società dove sono cresciuto sia come uomo che come ragazzino. Non ho mai vinto un campionato, quindi è stato il primo, quindi è un'emozione non so descrivere. E ci sono i traglietti che devi passare per tutto, quindi adesso è arrivato il momento bello, ci siamo conquistati la Serie A, adesso godiamo questa festa meravigliosa. Pensare di essere arrivati primi in un campionato così complesso dà la dimensione davvero del piccolo grande capolavoro che abbiamo fatto. Poi avevo la consapevolezza che quest'anno c'era un grande gruppo composto da ragazzi pazzeschi che hanno davvero stravolto a mio avviso ogni pronostico e sono stati davvero bravi. Quella emozione l'avete vista tutti, no? Essere riuscito nonostante l'emozione ad attraversare tutto lo stadio, a ringraziare un popolo che mi ha dimostrato tanto affetto. No, ma io lavoro, io sono arrivato qui anche un po' arrabbiato con me stesso, sono sempre alla ricerca di migliorarmi, non mi accontento mai giorno dopo giorno e ho avuto la fortuna di trovare un gruppo di ragazzi straordinari che ci siamo messi lì a lavorare a testa bassa e i frutti si sono visti. Felicissimo perché sono riuscito a coincidere le due cose insieme, sia il titolo di capocannoniere sia il campionato, quindi sono felicissimo di aver raggiunto tutti questi traguardi con il Lecce. Io arrivo al campo due ore prima e mi sento ancora un ragazzino che ha la voglia di esprimersi e di dare il proprio contributo. Però io credo che il simbolo di questa squadra sia tutto il gruppo, no? Tutta la squadra che ha voglia di mettersi in mezzo. Siamo Strepezzo, di Mario della Giulia, ti aspettiamo tutti in Serie A!